Buonasera a tutti dal vostro grande Capitan Napoli e benvenuti in questo nuovo video. È appena terminata Sampdoria-Lazio, è terminata con la vittoria della Lazio a Genova contro la Sampdoria, con gol al terzo di Caicedo, raddoppio e doppietta al 19° di Caicedo e gol nel secondo tempo al 57° di Quagliarella. Con questa vittoria la Lazio è settima a 55 punti, ha solo 3 punti dalla Roma che quarta, un solo punto dall'Atalanta dal Milan. Ovviamente l'Atalanta e il Milan devono ancora giocare la loro partita. Tra un po' ci sarà un interessantissimo Torino-Milan e domani sera Atalanta-Udinese. Allora, la partita è stata veramente molto bella da ambo le due parti. Parte molto meglio la Lazio che dopo 3 minuti su un errore del difensore della Sampdoria, Colli, più o meno sulla fascia centrocampo, si fa sradicare il pallone, Caicedo si vola fino dentro l'area di rigore, va fino in fondo, Colli cerca di desistere, di rimontare, resiste al ritorno del difensore della Sampdoria, calcia molto bene raso terra sotto le gambe del portiere, vantaggio della Lazio 1-0, gol di Caicedo. Al 19° bellissimo contropiede della Lazio, bellissimo cross, Correa la dà a destra a Romulo. Romulo la crossa molto tesa, si tuffa benissimo di testa, l'angola molto bene Caicedo e sliga il gol del 2-0, bellissimo gol di Caicedo del 2-0 e la Lazio si poca sul 2-0. Ha qualche discreto occasione alla Sampdoria, quanto sembra tutto finito al 45esimo, che per doppio giallo, secondo me molto generoso, si fa espellere Ramirez, quindi finisce il primo tempo con la Lazio avanti di 2 gol e con un uomo in più succede qualcosa di inaspettato. Nel secondo tempo rischia addirittura il 3-0, lo 0-3, la Lazio con una bella palla di Caicedo che la dà in verticale sulla fascia Romulo, Romulo defilato, tira e prende palo. Nel completo controllo totale della Lazio succede qualcosa di inaspettato. Colpo di un'azione della Sampdoria, con sbagliato colpo di testa all'indietro di Acerbi, che praticamente fa un assist al grandissimo sempre eterno Fabio Quagliarella, che la stoppa, resiste all'eventuale rimonta di Acerbi che aveva sbagliato, la piazza e fa il gol dell'1-2. Si riaccende improvvisamente la partita, dopo pochi minuti prende un clamoroso palo Murru, bellissimo tiro da fuori, palo, va sulla schiena del portiere, la palla va fuori di pochissimo, quindi la Sampdoria è vicinissima al gol del 2-2, ma esce un buonissimo Caicedo, entra immobile, a pochi minuti dalla fine c'è anche una bellissima punizione per la Sampdoria. Scusate, per la Lazio la tira fortissimo Immobile, paurosa, traversa linea, la palla di pochissimi centimetri, la punizione di Ciro Immobile non entra. In contropiede fanno una bella azione la Samp, mi sembra Burro dà una bellissima palla centroarea per De Frel, che praticamente si mangia sportivamente, letteralmente, il gol dell'1-2. C'è anche un'occasione per la Lazio in contropiede, ma né Immobile né Correa riescono a sfruttarla. È stata veramente una bellissima partita. Finisce così: Sampdoria 1, Lazio 2, partita molto molto bella da molte facce durante la partita, con tantissimi capovolgimenti di fronte, vittoria complessivamente, diciamo, meritata della Lazio, che comunque sul 2-0 e dopo il palo di Romulo ha un po' abbassato il ritmo, ha segnato la Sampdoria su un errore, su un colpo di testa all'intacco di Acerbi, che ha segnato Quagliarella, 23esimo gol in Serie A quest'anno, sempre più capocannoniere, 150esimo gol in Serie A. Una vittoria comunque complessivamente meritata, perché fino a quel punto la Lazio aveva il pallino nel gioco. Vi auguro un buon proseguimento di serata al vostro grandissimo Capitan Napoli. Chi non si è iscritto al mio canale, iscrivetevi, iscrivete al mio canale. Tra mezz'ora ci sarà un bellissimo, importantissimo Torino-Milan. Farò la partita anche di Torino-Milan. Sempre Forza Napoli, ciao.